Adesso io vorrei presentarvi. E siamo noi, sono stato a un matrimonio spettacolo, guarda cosa ti ho portato, è per te fratello. E cos'è? La bomboniera. Spacca pure. Grazie. E dov'era questo matrimonio? Ah, Como, fratello. Oh, fratello. Io c'ho un sacco di amici di Como, i comoni. I comaschi. No, c'erano anche le femmine, fratello. C'è sposato un mio amico, Ringo Boy. Chi? Ringo Boy. E chi è? È un mio amico, lo chiamiamo così perché si fa la lampada solo davanti. E fuori, e girati, no, fratello. Oh, comunque Como spacca, città spettacolo, fratello. Vabbè, c'è quel ramo del lago di Como. Eh? No, dico, quel ramo del lago di Como, no? Hai capito? È una citazione, la frase famosa. Chi? Una frase, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Per questo non capivo, io ci sono andato di sera. È forte, ma. È proprio forte. Ti piacciono, fratello, ti piacciono di questo, fratello. Arrivo lì, entro in chiesa, erano tutti vestiti di bianco. Allora vado da una tipa e gli faccio, fratella, ma qua sono tutti vestiti di bianco, ma chi è la sposa? E lei mi fa, la chiesa di fronte, questa è una farmacia. La via era la stessa, sì, abbiamo il numero 5. E mi confondo, mi confondo che fuori c'hanno il più uguale, fratello. Ma che più è una croce? Così, così io, fratello, esco, vado di fronte, entro in chiesa. Ti ha fatto entrare così? Sì, mica sono andato così, fratello. Mi sono fatto una lampada, no, fratello. Fuori, ti biasimo di brutto, fratello. Allora, a un certo punto arrivo nel momento più importante di tutto, lo sposamento, fratello. Sposamento, lo scambio dell'anello, immagino. Lancio del riso, fratello. Io sono il numero uno al lancio del riso, io sono cintura nera di lancio del riso, fratello. Non è che chiedere. Avevo 10 kg di riso, comincio a lanciare. Abbiamo capito. Buon anno! Abbiamo capito, basta! Oh, 10 kg! Ma vabbè, mica ti adesso devi tirarli. Il gesto basta. A un certo punto, dopo 2 ore che tiravo il riso alla sposa, arriva un tipo e mi fa, guarda che stai tirando il riso alla suora. La suora. Scusa, fratella. Sempre si è stimato, fratella. E me l'hai ricoperto. Preso. Poi andiamo al ristorante, a un spettacolo, fratello. A un certo punto faccio partire il trenino, che io modestamente, fratello, lo so, sei cintura nera di trenino, immagino. Ti stimo, sei un grande, sai tutto, fratello. Però un minuto fa mi biasimavi, adesso mi stimi. Devi deciderti, o mi stimi o mi biasimi. Ti stiasimo, fratello. Ho fatto un mix. Ti stiasimo. È un neologismo. Sì, quello. Allora, fratello. A un certo punto faccio partire il trenino house. Ma è il trenino house? Faccio vedere, tu stai davanti, io spingo da dietro. Ma va. Non fammi vedere come... Lasciami stare. Va. Pepe. Pepe.
Non è così, Zanino. Spaccate la rete. L'ha spaccato. Immagino. Ma chi, quanti faceva sto trenino? Io solo. A un certo punto arrivano gli sposi con la torta gelata, Fernandi, e tutti cominciano a fare bacio, bacio, bacio. Ma che bacio, mangiatelo te il bacio, per me è puffo e stracciatello. Ma dove era il tuo bacio? E siamo Giovanni Vernia! Grazie! Numero uno! Grazie! Stai qui insieme a me!